Tao a caccia del bis. Dopo l'ottimo abbrivio di Orvieto, gli Amaranto cercano la seconda vittoria nel debutto stagionale al Comunale. Squadra che vince si cambia, Venturi conferma 9 undicesimi rispetto a 7 giorni fa, con le novità Odianose e Vellutini. Di fronte l'Aquila Montevarchi di Simone Calori, scottata al Brilliperi da un solido Seravezza e vogliosa di rimettersi in carreggiata. Ci sono le premesse per una gara scoppiettante. Il Tao deve fare a meno degli infortunati Meucci e Perillo, mentre tra gli Aquilotti Auto Jukic, Nannini, ex Lucchese e lo squalificato Vitali Borgarello. Il confronto è un inedito calcistico. È il 17 settembre, ma ci sono ancora 30 gradi e pochi istanti prima dell'inizio vengono aperti gli idranti. In tribuna anche Manuel Pera, vecchia conoscenza del calcio lucchese. Tao in completo bianco, Aquila in rosso-blu. Quasi apre, il ritmo non è affatto sostenuto. Subito minaccioso il Tao, lancio di Bernardini per Alessio, la cui conclusione viene parata da Dainelli. Aquila sul taccuino con Benucci, che supera due avversari, ma anticipato da Di Biagio in uscita bassa. Ancora Montevarchi, qui è bravo Bernardini a sventare la minaccia a priore lanciato a rete. Nel finale di tempo si rivede il Tao, Odianose fila via in velocità, ma il portiere Dainelli è bravo ad anticiparlo. Ultimo sussulto, si fa per dire, di un primo tempo avaro di emozioni, la sponda di Carnevali per Benucci che calcia alto. Si va a riposo sullo 0-0, fedele specchio del poco che si è visto. Adesso ti aspetti una ripresa più vivace, che non ci vorrebbe poi molto. Parte bene il Tao, al terzo Odianose, ancora lui, calcia quasi a botta sicura all'altezza dell'area piccola, ma Dainelli risponde distinto. Ora la squadra di Venturi ha preso campo e ci crede, ma è solo solletico quando Antoni cross e Malva in corna di testa debole centrale. Partita da 0-0 che sembra avviata al nulla di fatto. Quando Malva, ancora lui, manca l'aggancio sul traversone calibrato di Alessio, allora capisci che sarà così. Nel finale affiora la stanchezza dovuta all'insolito caldo settembrino. Resta da annotare allo scadere l'espulsione dell'attaccante altopascese Noccioli per un fallo di reazione su Artini. Finisce 0-0, risultato giusto, anche perché nessuna delle due squadre avrebbe meritato i 3 punti. Tao poco brillante e in trasferta domenica prossima sul campo del Sansepolcro.